Allora, cosa si intende per nurturing care? È un termine che in italiano non si traduce bene, potrebbe essere tradotto con le cure che nutrono, ma che nutrono cosa? Allora, in questo caso nutrono il fisico, ma soprattutto la mente, no? Quindi sono tutte quelle attenzioni che vengono primariamente dai genitori della famiglia nei primi anni e poi in seguito dalla scuola, dalla comunità, dalla società, eccetera, che fanno in modo che un bambino non solo sopravviva, ma cresca bene in tutte le dimensioni della crescita e dello sviluppo, cioè quella cognitiva, quella emotiva, quella sociale, eccetera. Quindi la nurturing care è tutto questo. E il fatto che sia stata, diciamo, sottolineata come un impegno nuovo da tutte le organizzazioni, le Nazioni Unite, in primo luogo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi l'UNICEF, poi questa partnership per la salute materno-infantile che in realtà raccoglie 800 organizzazioni del mondo, professionali, non profit, eccetera, e anche dalla Banca Mondiale, lo sottolineo poi il premio dopo, è perché ci si rende conto che non ci si può avere come obiettivo solo quello di tenere i bambini in vita o privi di malattie importanti, non basta, no? Perché bisogna investire sul loro sviluppo, non solo perché ne hanno pienamente diritto, perché un bambino non sceglie dove nasce, ma anche perché questo costruisce il capitale umano su cui tutta la società funziona. Il messaggio principale è evidentemente quello che bisogna investire di più su questa nurturing care, cioè bisogna investire di più su tutti questi servizi che fanno in modo che il bambino possa crescere e svilupparsi bene. E il primo di questi servizi è la famiglia, comunque la si voglia definire, perché nei primi mesi e nei primi anni il bambino ha a che fare soprattutto con i genitori e le altre figure di riferimento. Quindi il messaggio è questo: a chi è rivolto? È rivolto ai governi, prima di tutto, è rivolto ovviamente a tutte le organizzazioni internazionali, ma all'interno di ogni paese è rivolto a tutti gli attori che possono giocare un ruolo, quindi non solo quelli scontati, che sono i ministeri che si occupano di salute, educazione, protezione sociale, ma anche di ambiente, anche i media. Ma sono le comunità, sono le associazioni professionali, sono anche le aziende, perché ad esempio c'è un punto specifico che dice che le aziende devono investire anche loro, per esempio facendo i nidi aziendali o facendo in modo che ci siano dei congedi di paternità e di maternità adeguati, oppure investendo anche loro nell'ambito della cosiddetta corporate responsibility, una parte dei loro fondi, dei loro proventi per sostenere questo tipo di programmi. Quindi è rivolta a tutti. Non a caso si parla di whole of government approach and whole of society approach, cioè cosa vuol dire? Che è una faccenda di tutto il governo, non di un ministero solo, e di tutta la società. Quindi anche se siamo in una piccola comunità, quartiere di una grande città, è tutti quelli che in quella comunità vivono e svolgono delle attività di vario tipo. Il documento parla di cinque azioni fondamentali, strategiche cosiddette. La prima è quella della leadership e del coordinamento. La seconda è quella del supporto alle famiglie. La terza è quella del rafforzamento dei servizi che in qualche modo hanno a che fare con l'infanzia. La quarta è quella che riguarda il monitoraggio dei progressi, cioè a che punto siamo, a che punto sono i nostri bambini, dove stanno, ci sono delle differenze, vanno bene, vanno male. E il quinto è quello della ricerca dell'innovazione. L'Italia sta a metà strada perché un meccanismo di coordinamento fra i ministeri all'interno del governo non esiste, anzi, diciamo la rete che in Italia si occupa del monitoraggio della Convenzione per i diritti dell'infanzia da tempo chiede che ci sia un'unitarietà di intenti, di azione fra i diversi ministeri che si occupano di infanzia, quindi questo non esiste. Per quanto riguarda il supporto alle famiglie, siamo particolarmente arretrati rispetto ad altri paesi, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, che so,
i supporti alle famiglie. Adesso è stato da poco introdotto il REI e forse verrà potenziato, ma insomma siamo ancora all'inizio rispetto ad altri paesi europei. E soprattutto, al di là di quello che fanno singole associazioni, ONG, c'è poco sostegno alla genitorialità, cioè si lavora poco con i genitori, con le famiglie per sostenerli nel loro ruolo, particolarmente in aree svantaggiate. Per quanto riguarda i servizi, il nostro grande buco in Italia è quello dei nidi, no? Noi abbiamo degli ottimi nidi, ma sono pochi, cioè raggiungono in media il 20% della popolazione, 30-35% al nord e meno del 10% al sud, e questo non va assolutamente bene perché il documento stesso insiste che tutti i bambini dovrebbero avere questa opportunità a partire perlomeno dalla fine del primo anno di vita. Vabbè, io sono pediatra, quindi evidentemente prima o poi l'ho fatta una scelta di occuparmi di queste cose. In quanto pediatra mi sono sempre un po' anche occupato dei servizi, di quello che i servizi facevano, come lo facevano, eccetera, e anche della parte, diciamo così, epidemiologia, dei bisogni, delle malattie. Quindi questa cosa un po' sta, no, non è altro che un'estensione di questo impegno. Più recentemente sono diventato una specie di imprenditore sociale perché lavoro per un'ONG che ho fondato insieme a tante altre persone, che lavora ad esempio in questo momento nelle periferie urbane, cercando di creare appunto questi servizi di mamme e bambini che il documento stesso dice che bisognerebbero fare proprio nelle periferie, nei posti svantaggiati. E quindi questo è un po' il motivo. Penso che questo sia veramente, cioè lo dice il documento, lo diciamo noi da tempo, ma penso veramente che questo sia il miglior investimento che una società può fare, una comunità può fare.